Salve a tutti ragazzi, sono Mr. X e oggi voglio presentarvi un altro titolo arcade pubblicato dalla Sega nel 1994. Praticamente sto parlando del primissimo Virtua Cop. Praticamente ragazzi, uno sparatutto dove dovremo impersonare praticamente due poliziotti. In questo caso, vabbè, è un gameplay che realizzerò da solo. Questi sono i protagonisti che dovranno appunto far fronte alla criminalità che infesta appunto la città. Praticamente come grafica è decisamente migliore rispetto alla versione per PC che possiedo anche, e inoltre c'è da dire anche che anche se si svolge alla difficoltà expert, non è difficile come gameplay rispetto al The House of the Dead, sempre pubblicato dalla Sega, quindi in una maniera un pochettino più semplice, diciamo, si può dire. Infatti Virtua Cop presenta inoltre la possibilità di giocare in due, come ho detto prima, ma è anche abbastanza semplice da giocare da soli. Praticamente è diviso in tre stage, che ognuno di essi ha una difficoltà, però partendo dalla difficoltà beginner si arriverà poi ad affrontare la versione expert, e poi compreso anche di vari boss. A ogni stage, diciamo, a un determinato boss. Ogni stage è costituito da tre sottolivelli. Questo è il primo livello, diciamo, del primo stage, dove noi adesso dovremo addentrarci in questo luogo qua e massacrare, diciamo, tutti i personaggi nemici che ci si pongono davanti. Purtroppo, come in The House of the Dead, ci sarà, diciamo, la sfortuna, anche di cui io avrò stesso la sfortuna, di colpire i civili che, diciamo, si muovono, diciamo, tra uno spazio e l'altro, o che tentano la fuga dai nemici. E purtroppo, colpendo, diciamo, i civili, si perderà un cuore, di cui ne abbiamo 6 elencati qua sotto. Sarà inoltre presente la possibilità di aumentare, diciamo, la capacità del nostro sparo utilizzando armi diverse che potremo reperire durante il corso della battaglia, o distruggendo scatole o barili o tutto quello che magari si può capitare. Troveremo fucili, magnum, troveremo inoltre mitragliatori. E inoltre è presente anche la possibilità di far saltare i nemici colpendo questi barili che ho appena fatto saltare in precedenza, e permettono appunto di farli saltare in aria, colpendone un po' in massa. Inoltre, vabbè, in questo Virtua Cop qua è presente anche, diciamo, un mirino che ci permette un po' di migliorare un po' e avere un'idea migliore su chi colpire. Mentre in The House of the Dead i nemici erano molto più cattivi e insistenti, che apparivano proprio tutto spiano. Ecco, qua ho ucciso la mia prima vittima. Altro che poliziotto, ragazzi, sono più un delinquente più che poliziotto, perché sono veramente. Lo stavo per ammazzare anche quello. Perché poi il bello, capiteranno anche dei momenti che ti salteranno proprio davanti all'improvviso e ti mettono anche paura, e tu di conseguenza dall'agitazione gli spari. Sembrano più pericolosi i civili a momenti che i nemici. Comunque ripeto, questo titolo arcade, Virtua Cop, che ho avuto anche l'onore e la possibilità di giocarci negli arcade, ecco qua, altra vittima. E ho avuto anche la possibilità di giocarci negli arcade, anche se devo essere sincero, preferivo di più il secondo capitolo, che è un pochettino più complesso e più immediato e veloce rispetto a questo. Comunque, ciò non toglie che mi occuperò anche del secondo Virtua Cop, ragazzi. Solo ed esclusivamente per voi. Anche se come sparatutto preferisco di più il The House of the Dead, che secondo me è decisamente migliore. Attenzione ai civili, ragazzi. Ammazziamo tutti i nemici, ragazzi, mi raccomando. Avete visto che hai la possibilità anche di far saltare i barili, e di conseguenza anche i nostri nemici saltano in aria. Fortunatamente questi civili non li ho massacrati, però ci è mancato decisamente poco. Perfetto. E attenzione anche ai nemici, avete visto che ho anche reperito questa mitraglietta qua. Decisamente molto utile, anche immediata, per ammazzare. Oh, attenzione ai nemici che ci lanciano delle bombe. Ecco qua, vabbè, mi lanciano le bombe, di conseguenza mi hanno fatto molto molto male.
E come sistema infatti di energia a confronto con il Deus of the Dead, bene o male, possiamo ottenere, diciamo, più vite appena continuiamo. Purtroppo io, guarda, mi faccio colpire di meno dai nemici e massacro di più i civili. Sono veramente molto strano. Di solito è il contrario, però vabbè, non importa. E la prima scena è sistemata. Adesso avremo a che fare con la seconda scena, diciamo, dove siamo in questo magazzino. Dobbiamo fare decisamente molta attenzione. Abbiamo preso, che bello, una bella arma, lo shotgun. Esiste inoltre la possibilità di fare un punteggio decente colpendo i nemici con il colpo della giustizia, che prevede di colpire la pistola e tramortire la mano del nemico. E permette di avere un buon punteggio. Ecco, ragazzi, scusate, ho ammazzato un altro civile. Sono veramente bravo ad ammazzare i civili, eh. Avete visto? Perdo più energia massacrando i civili che i nemici stessi. Comunque non importa, ragazzi, proseguiamo. Attenzione a questi nemici che saltano fuori con un'ascia. Mi ricorda un po' The House of the Dead. Vabbè, meno male la casa di produzione è tale, perciò forse ci hanno preso un po' l'esempio. Però ricordiamoci, è più giovane The House of the Dead come gioco rispetto a Virtua Cop, perché questo era uscito nel 94 e The House of the Dead intorno al 96-97, giù di lì, in quel periodo lì. Perciò c'è da dare atto, probabilmente era uno dei primi giochi della Sega a sparatutto. Attenzione, entriamo qua dentro in questo magazzino, qua in questo cantiere. Questo è il boss da eliminare. Questo simpatico simile Arnold Schwarzenegger con un mega bazooka. Noi, vabbè, dobbiamo colpirlo, anche se non è di certo difficile. Dobbiamo insistere sparando anche i colpi che ci vengono addosso. Fortunatamente, grazie all'ausilio del mouse, riusciamo a sconfiggere il nemico. Kong, si chiama Kong, sì, esatto. Lui alzerà le mani, però improvvisamente prenderà la pistola e noi dobbiamo sconfiggerlo di botto. E siamo arrivati alla conclusione del primo stage, ragazzi. Siamo allo stage 2, la difficoltà diventa media e di conseguenza la difficoltà, anche perché magari uno che gioca negli arcade tende veramente a incrementare, anche perché, ripeto, negli arcade dobbiamo metterci soldi veri e propri, mentre in questo caso, essendo un sistema arcade, un'emulazione arcade, abbiamo la possibilità di continuare all'infinito. E siamo in questo cantiere qua con questa betoniera. Facciamo attenzione al civile che si sta avvicinando verso di noi, evitiamo di ammazzarlo, poverino, perché sono molto bravo ad ammazzare i civili. E avete visto nemici che si avvicinano a tutto spiano? Eccolo lì, un civile. Nah, preso, ecco, figuriamoci. Ecco, perfetto, dai, ci siamo quasi. Attenzione qui all'angolino. Meno male c'è il mirino. E bene o male sappiamo dove poter colpire. Non come in The House of the Dead. Forse per questo, ragazzi, era reputato un pochettino troppo semplice. E nella versione The House of the Dead è stata un po' eliminata la possibilità di colpire, diciamo, i nemici con l'ausilio del mirino. Attenzione sempre a questi nemici che vengono dall'alto. Perfetto, proseguiamo. Sempre in questo cantiere qui. Cosa ci capita? Ok, qua sotto sono tutti nascosti proprio qua dietro. Ecco. Avete visto, ragazzi? Saltano fuori i civili e di conseguenza tu spari credendo che siano dei nemici e purtroppo li fai fuori. Che brutta cosa, eh? Sei lì per salvarli e in realtà li massacri. Attenzione. Attenzione nuovamente. Eccolo qua, massacrato. Aveva la faccia tipo un Muppets, tipo il Muppet Show, con quella faccia tipo quadrata. Mi ricorda un po' Beaker, lo scienziato dei Muppet Show. Vedete che aveva la bocca un po' strana, storta, che faceva mi, 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 una roba del genere, ecco. Non so se vi ricordate.
Comunque, proseguiamo l'avventura. Ecco, possiamo. Una machine gun. Era lì nascosta, ma non ho potuto prenderla. Accidenti. Quando prendiamo anche le armi, se veniamo colpiti e perdiamo un attacco di energia, automaticamente perdiamo l'arma. E questa è la cosa un po' brutta di Virtua Cop. Attenzione. Quanti è che ce ne sono? Attenzione. Ce la dobbiamo fare, ragazzi. Non demordiamo, anche perché specialmente in posti come questi dobbiamo. Eccolo là, un civile. Se non siamo sicuri, ragazzi, evitiamo di colpire i nemici che non vengono presi dal bersaglio del mirino. Perché sennò rischiamo anche di colpire magari civili che ci bazzicano vicino, insomma. Eccolo là, è saltato proprio fuori. Così di botto. Tam, l'ho massacrato. Quindi avete visto la difficoltà. È proprio relativa ai civili, non tanto ai nemici. Ci siamo, ecco qua, mi ricorda un po' tipo uno zombie di The House of the Dead che salta fuori con l'ascia, pronti ad ammazzarci. Ecco là un altro civile, vediamo di colpire anche lui, già che ci stiamo. Andiamo avanti, attenzione. Per un pelo. Attenzione. Oh, quello nella gru. Ecco. Ecco, ho ammazzato un altro civile, ragazzi. Ormai li. Non fateci più caso alla mia cattiveria nei confronti dei civili che si intromettono. Oddio, c'è da dire anche che anche in The House of the Dead, bene o male, ero riuscito un po' a colpire diversi civili, anche se decisamente un po' di meno, perché purtroppo comportano sempre la perdita di un'unità di energia, quindi non è mai il massimo. Attenzione alle bombe e ai civili. Questa volta sono stato bravo e non ne ho ammazzato neanche uno. Attenzione. Dai, ci siamo quasi. Dai. Oh, dai, 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 dai,
Eccolo qui, attenzione. Attenzione alla bomba, perché adesso passeranno anche dei nemici che tendono a lanciarti le bombe e fanno non male ma malissimo. Attenzione, dai, 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 dai. Proprio un massacro totale sto facendo, eh. Spettacolare, eh. Nah, porca miseria. Continuiamo. Guarda, non me ne frega niente della precisione, perché vabbè, in teoria è un buon gameplay, specialmente come questi, si basa anche sulla precisione. Ma, evitiamo di essere precisini in questo caso. Proseguiamo, avete visto anche questi nemici corazzati che fanno veramente molto male. Avete visto quanti ce ne sono? Mi ricordo un po' Time Crisis, evidentemente anche Time Crisis della Namco deve avere preso appunto esempio da tal episodio. Anche se diciamo che questo, il Time Crisis, aveva una storia molto più decisiva e importante rispetto a Time Crisis, Virtua Cop. In questo caso, nella versione Virtua Cop, ecco, ho ucciso un altro civile, la storia appunto
ha per protagonisti questi due agenti che devono fermare, diciamo, questa banda di criminali ed evitare appunto che, diciamo, fermare il boss di questa organizzazione criminale. E dovremo cercarlo appunto in questi stage. E qua abbiamo a che fare con il secondo boss, ragazzi, un altro uomo pompato con il mitragliatore che farà molto male. Questo qua mi sembra più che un mitragliatore, mi sembra un lanciafiamme, infatti, avete visto le fiammate che ci lancia? Eccolo qui, ci fa molto molto male. Ma noi dovremmo essere abili anche a schivare bene o male i colpi. E eccolo qui che salta fuori. Quando salta fuori, ragazzi, attacchiamolo proprio a tutto spiano perché sinceramente in questa posizione qua non è il massimo perché tende un po' a scappare e ci lancia addosso i suoi scagnozzi. Non è di certo il massimo. Eccoli qui, avete visto? E adesso attacchiamolo proprio tutto spiano. Non abbiamo paura. Eccolo benissimo, andiamo avanti. Benissimo, manca poco. Benissimo, massacriamolo su velocemente. Dai, 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 manca poco, anche se esatto, scappa nuovamente, accidentaccio. Ecco, questo è uno dei boss un pochettino più lunghi, perché tende a fuggire e di conseguenza dobbiamo poi assorbirci i suoi scagnozzi. Eccolo qui, dai, avanti, 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 massacriamolo. Dai, 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 uccidiamolo. Dai, dai, oh, sconfitto definitivamente. E con questo, ragazzi, il secondo stage di VirtuaCop è stato completato. E adesso ci avvicineremo all'ultimo stage, l'Expert Mode, che si svolge in maniera expert, quindi di conseguenza molto ma molto più difficile. E inoltre siamo più o meno in questo grattacielo qua, dove si trova il boss, diciamo, finale, o meglio il boss di questa saga qui, di questa organizzazione criminale, che mi ricorda un po', appena lo vedrete, il Kingpin di Spider-Man, che vi ricordate anche la serie animata di Spider-Man e tutto, il Kingpin che era un bestione pelato e grosso. E idem con la giacca bianca, mi sembra. E idem dovrebbe essere anche questo. Raccogliamo bene o male lo shotgun, che permette appunto di sparare dei colpi molto potenti e resistenti, avete visto? Un bel fucile potente. Entriamo nel garage da sotto. Reload. Qua esistono delle casse, abbiamo trovato un bel mitragliatore, ecco, massacrato un nemico, perso anche il mitragliatore. E una bomba ci è stata lanciata, vabbè. Non importa, ragazzi, tanto le armi le troveremo ugualmente dopo. Facciamo saltare in aria tutto, ragazzi, perfetto, massacriamoli tutti, senza paura. Attenzione. Quanti ce ne sono? Molti, molti, sono molto arrabbiati. Anche noi adesso siamo arrabbiati. Dai, spariamo i barili e facciamo infatti saltare tutti in aria, perfetto, spettacolare. Nonostante ciò ce n'erano degli altri. E la scena 1 è stata completata, ragazzi. Saliamo le scale. Attenzione a questi nemici che si presentano davanti a noi. Ecco molto bene. Ci lanceranno delle bombe, vabbè, mi sono fatto stupidamente colpire, però ragazzi, indipendentemente da tutto, ce la possiamo fare, anche perché attenzione ai civili, ma che se si mettono davanti e ho rischiato di farli fuori, vabbè. Abbiamo preso una life, finalmente dopo tanto tempo che perdo unità di energia riusciamo a ripristinarne una. Ecco, però automaticamente l'ho persa perché il signor civile si è messo davanti e io di conseguenza l'ho fatto fuori. Mi sembra anche giusto. Ehi, spostatevi se non volete che vi ammazzo, ok? Attenzione,
quantini saltano fuori in questo furgone, in questo tir. Molto bene, dai, 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 che ce la facciamo. Dai, dai, su, 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 spettacolare. Dai, massacriamolo, massacrato. Anche questo distrutto. Benissimo. Attenzione, bene, massacrato anche lui. Vabbè. Qua i nemici è logico che perdono un pochettino più di cuori perché si stanno facendo un po' più cattivi e la difficoltà giustamente è expert. Benissimo, dai, 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 dai. Cavolo, per poco. Machine gun. Oh, perfetto. Dai, massacriamoli tutti grazie al mitragliatore. Che spettacolo questo mitragliatore. Anche se i colpi sono decisamente limitati, però sono veramente molto utili e carini. Dai, dai, dai. Arca miseria, mi sono fatto colpire però. Avete visto che tutte le volte che perdo, diciamo, un'unità di energia, automaticamente perdo l'arma. Oh, che bello, abbiamo la pistola automatica. Adesso, vabbè, abbiamo finito i colpi e di conseguenza mi hanno fatto fuori. Mamma mia, quanti che ce ne sono qui. Attenzione al civile. Massacriamo anche questi in questo ufficio qua. Dai, non manca molto, ce la possiamo fare. Tra un po' avremo a che fare con il nemico finale, la sottospecie di Kingpin, come l'ho ribattezzato io. Prendiamo l'automatico, perfetto, che bene o male ci permette di colpire più nemici allo stesso tempo. Attenzione ai civili, mi raccomando. Massacreanna, no, mi hanno fatto un male cane. Dai, su. Attenzione, attenzione. Attenzione. Vabbè, continuiamo. Siamo quasi arrivati alla fine, ragazzi. Anche se c'è da dire che Kingpin non è proprio il boss finale, ragazzi. Come piccola sorpresa, ragazzi, che ho preferito non dirvi, ci sarà un altro boss finale, qualcosa che sta oltre, sopra, diciamo, il Kingpin che vi ho detto. Attenzione, meno male avevo ancora la mitraglietta. Entriamo in questo ascensore e finalmente arriveremo appunto dal boss. Scena 2 completata. Adesso prepariamoci per lo scontro finale. Attenzione ai mascheroidi qua. Tendono appunto a farci un po' di male, però vabbè, noi proseguiamo. Siamo quasi alla fine, eh. Non demordiamo proprio ora. Eccolo qui. Non assomiglia a Kingpin? Adesso lui vuole metterci a tacere definitivamente ed entrerà, diciamo, in questa specie di carro armato qua che tenderà a lanciarci missili e tanto altro. Vabbè. Noi massacriamolo, non è tanto difficile, ragazzi. Dobbiamo soltanto avere un attimo di concentrazione. Quello che dobbiamo colpire è quella mitraglietta lì e fargliela fuori. Avete visto, non è difficile. Però è quello che verrà dopo che è un pochettino più complesso.
Lui è stato sconfitto, ma il bello deve ancora arrivare, ragazzi. Questo è veramente il boss finale, che è l'organizzatore di tutto questo. Va, massacriamo, distruggiamo il suo aereo, che ci lancerà anche delle enormi fiammate, e oltre alle fiammate anche i missili. Insistiamo, ragazzi, perché è veramente il boss finale, non possiamo arrenderci proprio adesso. Dai, avanti, distruggiamolo. Dai, 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 manca poco e ce l'abbiamo quasi fatta. Dai, 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 su. Sconfitto. Questo aereo da battaglia è stato definitivamente sconfitto. Crollerà giù, vabbè, sicuramente farà una brutta fine, ragazzi. E lui, il nemico, è morto. Però Kingpin, vabbè, è sopravvissuto. Infatti, come potrete vedere adesso nel filmato, verrà arrestato dalle forze dell'ordine e della polizia. Tutti i nemici, diciamo, sopravvissuti vengono arrestati dai poliziotti. Eccolo là, Kingpin, che è sopravvissuto. VirtuCop Staff, ragazzi. Abbiamo terminato questo gameplay. E io sono veramente contento che l'abbiate visto, che l'abbiate seguito e ringrazio ovviamente la Siga per aver creato questo capolavoro di gioco che sono veramente contento di aver programmato e... programmato, madonna, scusate, aver giocato, magari avessi programmato un gioco, di aver giocato e... sono contento così, ragazzi, felici di essere fan di questa saga. Il gameplay, ragazzi, ripeto, è terminato e vi saluto. Ci vediamo, o meglio, ci sentiamo nel prossimo video commentato. Mister X vi lascia un forte abbraccio e vi saluta. Ciao a tutti, ragazzi.